Spesso sento questa domanda, ma Ermi, secondo te, qual è la cosa più difficile da imparare quando si impara l'italiano? E probabilmente se tu stai imparando l'italiano, potrai già pensare: ah, sono i verbi, ah, sono i pronomi oggetto diretto e indiretto, i pronomi riflessivi, i pronomi combinati, tutte queste cose. Sì, può essere che sia una o più di queste cose. Però, secondo me, la cosa più difficile da imparare quando si impara l'italiano è completamente un'altra. E se tu riuscirai ad imparare questa cosa, sono sicura che riuscirai anche ad imparare tutte le altre cose che al momento tu reputi difficili. Ciao, sono Ermi Pedata e ti do il benvenuto sul mio canale. Allora, qual è la cosa più difficile da imparare quando si impara l'italiano? Fammi spiegare. Normalmente, quando una persona vuole imparare l'italiano o qualsiasi altra lingua, normalmente il primo problema che ha è questo. Oh, hello Ermi, how are you? Yeah, I'm sorry, but I haven't had any time whatsoever to do Italian this week. I've been so busy, I haven't done any Italian at all. Can we please reschedule our class? L'ostacolo principale nell'imparare una lingua è dedicargli del tempo ogni giorno. Tuttavia, la verità è che nessuno ha tempo. Tutti siamo occupati, abbiamo cose da fare e quindi è difficile, ma si può sempre trovare tempo per le cose che sono importanti per noi. La verità è che imparare una nuova lingua come l'italiano non è come imparare una serie di fatti che tu memorizzi e poi dopo puoi ricordare e dire a chi vuoi, ma imparare una nuova lingua significa imparare un nuovo sistema, un sistema col quale tu poi descriverai la realtà intorno a te e anche dentro di te. E per imparare come funziona questo sistema, dovrai riuscire a fare questo sistema tuo. Dovrai imparare un nuovo modo di pensare e di vedere le cose intorno a te e descriverle in maniera diversa dalla maniera in cui eri abituato nella tua lingua madre. Quindi, per imparare questa nuova maniera di vedere e di pensare in questa nuova lingua, c'è bisogno di una pratica costante per fare davvero tua quella nuova lingua. E come si fa a fare pratica costante? Dedicando 10, 15, 30 minuti ogni giorno a studiare e praticare quella lingua. D'altronde, is on your side. Ed è questa pratica, questa routine che poi ti permetterà anche di padroneggiare tutte le cose che adesso per te sono più difficili, i verbi, i pronomi e tutte le altre cose di grammatica che non ti piacciono o il vocabolario che non riesci a memorizzare, eccetera, eccetera, eccetera. Una volta che riuscirai a fare pratica costantemente col tuo italiano, ti renderai conto che le cose che una volta richiedevano molto sforzo, dovevi pensare molto per fare queste cose, cominceranno a diventare lentamente più facili e infine riuscirai a parlare italiano senza sforzo e sarai più sciolto e più rilassato. E sono questi i benefici di una pratica costante. Allora, sei pronto o pronta a dedicare un po' di tempo all'italiano ogni giorno?
Se sì, scarica questa scheda che ho preparato per te e ti aiuterà a creare una routine dedicata all'italiano e dopo scrivi nei commenti quanto tempo dedichi all'italiano ogni settimana e quanto tempo vorresti dedicargli invece. E dopo guarda quest'altro video. Alla prossima, ciao!